ancora bisogno dell'ufficio? Rispondere a questa domanda serve per capire come progettare e a quale mercato ci si rivolge. Molti considerano l'ufficio un modo vecchio di pensare il lavoro, l'home office, i network virtuali, la fusione tra vita privata e vita lavorativa. Addio ufficio. Davvero internet e l'immaterialità del sapere faranno all'ufficio quello che l'email ha fatto al fax? O ci sono altri esiti possibili se le piattaforme di e-commerce non rendono meno importanti i negozi e le boutique? L'ufficio non sparirà, ma cambierà ruolo e significato. Non è in competizione con la rete virtuale, è la sua naturale integrazione. Dalle ricerche di DGW emerge che il numero di persone che fanno tutto in ufficio si riduce sempre di più. Le persone stanno alla loro scrivania per meno della metà del tempo. Così le aziende hanno cavalcato il cambiamento per tagliare i costi. La condivisione della scrivania, l'hotelling e l'ufficio non territoriale sono termini sempre più diffusi e indicano una tendenza: meno spazio dedicato al lavoro individuale. Ma questo approccio è rischioso e le aziende cominciano a rendersene conto. Per cogliere risparmi veloci si rischia di destrutturare il processo di lavoro tradizionale prima che sia emerso un nuovo modello, con esiti paradossali. Diventa un diritto non andare in ufficio per il lavoratore, che diventa invisibile e introvabile, persino per i colleghi. Quale bisogno soddisfa? La sua funzione tecnologica si sta esaurendo. Skype, Facebook, Twitter sono nati nel mondo consumer e assorbiti nel mondo del business. Le aziende, in questo caso, hanno importato tecnologia invece di esportarla. Neanche telefono, computer, sedia e scrivania sono più una buona ragione. È la tecnologia non disponibile quella che incentiverà ad andare in ufficio, ma soprattutto l'esistenza di spazi di confronto. Caffetterie, laboratori e sale riunioni. Le postazioni di lavoro non smetteranno di essere centrali, ma non saranno più determinanti. Gli uffici si dovranno concentrare su luoghi specifici per funzioni specifiche. Lo scambio di idee, la confidenza, il suggerimento per un piccolo problema non si ottengono stando a casa. L'ufficio, per esistere, dovrà fare la differenza, quella che esiste tra la formazione a distanza e l'apprendistato, la videoconferenza e il laboratorio artigiano, tra l'open space e la fabbrica creativa. L'ufficio continuerà a contare per chi deve assolvere ad una responsabilità, svolgere un compito, ma sarà inutile perché è obbligato ad andare al lavoro. L'ufficio serve al lavoratore, ma serve anche all'azienda? Risparmiare sul costo degli spazi, degli arredi, degli impianti è un modo efficace per sfruttare la società liquida teorizzata da Bauman, la trasformazione del lavoratore in consumatore. L'ufficio non è soltanto un luogo in cui ci si trova per produrre, è uno spazio nel quale si trasferiscono valori, significati, visioni. Un lavoro non offre solo una possibilità di reddito, ma garantisce la propria realizzazione. Se un lavoro non arricchisce culturalmente ed emotivamente, è difficile essere innovatori. Il rapporto con l'ufficio è complesso. Non è solo uno spazio in cui trovare tecnologie e servizi. È un luogo simbolico, nel quale l'azienda si identifica e il lavoratore identifica i valori aziendali. Quali sono allora le caratteristiche dell'ufficio del futuro e come progettarlo? Se l'ufficio sarà sempre di più uno spazio senso, allora la personalizzazione del processo di produzione dovrà essere massima. La filiera che produce l'ufficio dovrà lavorare su pezzi unici, progetti su misura. Come per un negozio, dovrà essere possibile capire l'azienda dagli spazi che occupa. L'intrattenimento dovrà fondersi con l'attività lavorativa. Come emerge dalla ricerca di Omedea per Assufficio, la difficoltà sarà piuttosto velocizzare il processo produttivo. La rapidità con cui si modificano le esigenze aziendali richiede spazi flessibili, ma anche risposte più rapide.
la progettazione e l'allestimento dell'ufficio potrebbero diventare molto simili all'architettura temporanea degli allestimenti fieristici. Una sfida nella sfida. Ma personalizzare significa tener conto anche delle esigenze dei lavoratori. Per il 90% la cura dello spazio è una forma di rispetto. Allora occorre guardare ai lavoratori e fornire loro soluzioni. Tenere conto, ad esempio, di una generazione di persone che mangiano e bevono più spesso. C'è spazio per un nuovo modo di intendere l'ufficio? C'è una via italiana? Se vita privata e vita lavorativa si sovrappongono, The Italian Way potrebbe essere il modo per riconciliare vita e lavoro. Perché per almeno metà popolazione, il lavoro significa stare più in ufficio che a casa, senza distinzione tra tempo libero e tempo lavorativo. Il lifestyle italiano può dire qualcosa sul modo di pensare lo spazio, un posto di lavoro che è anche di socializzazione, in cui produttività e benessere non sono in contrapposizione. Nella progettazione e negli arredi, il tecnicismo dovrebbe lasciare il posto a elementi identitari, appartenenza, richiamo ai valori della visione italiana. Design è materia che dura nel tempo, ma personalizzazione e oggetti modificabili. L'ufficio trasformato in una piazza nella quale ci si confronta e si impara. Saper conciliare i tanti individualismi in una organizzazione che funziona, recuperando la metafora con cui gli economisti descrivevano il funzionamento dei distretti industriali. Il calabrone, che le leggi della fisica dicono non possa volare, ma che pure vola.